Bonus vacanza? Un flop prevedibile. Non bisognava essere dei super esperti di economia per capire che non avrebbe mai funzionato. Che fosse un'idea malsana, l'avevo evidenziata pubblicando paginate sui principali quotidiani a inizio maggio, dove avevo evidenziato anche l'errore commesso dal governo Conte nella destinazione dei fondi al settore turistico. Infatti, col decreto rilancio, erano stati stanziati solo 4,4 miliardi di euro contro i 7,150 miliardi spettanti al settore turistico sulla base del peso, il 13%, che il turismo ha sul PIL nazionale. Adesso abbiamo anche la certificazione del MIBAC che il bonus vacanze è un fallimento. È solo e puro marketing politico. Le cause del flop? Più di una. Dal lato degli utilizzatori? Devono avere un ISE inferiore ai 40.000 euro certificato da una DSU. Hanno un limite il bonus in funzione del numero delle persone del nucleo familiare, che va da 150 euro per i single fino a 500 euro per le famiglie numerose. Ma questo importo non è totalmente utilizzabile. Il 20% lo recupereranno tra un anno le famiglie nella propria dichiarazione dei redditi. E infine, l'utilizzatore deve avere una laurea in informatica, in quanto deve scaricare l'app Io e richiedere l'identità digitale tramite il codice SPID e CIE 3.0. Vogliamo parlare allora degli esercenti, cioè degli albergatori, che per accettare il bonus devono collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate e avranno la possibilità di detrarlo solo in compensazione di tributi. Ma quando? Tutto questo a scapito di una liquidità immediata. Ma diamo alcuni dati. Solo 600 milioni del bonus sono stati prenotati dalle famiglie italiane e solo 200 sono stati al 31 agosto utilizzati, contro i 2 miliardi e 400 milioni previsti dal ministro Franceschini per un settore martoriato dall'emergenza Covid. Una cifra enorme, stanziata su una sola proposta, che vale oltre la metà dei totali dei fondi del turismo. Ma vi pare normale che sia inutilizzato un tesoretto di quasi 2 miliardi mentre l'Istat certifica quello che si sapeva? Che il turismo è il settore più duramente colpito? Guardate questo grafico. Chiediamo quindi che questi fondi vengano destinati al settore turistico, ad esempio iniziando a rimborsare l'IRES e l'IRAP versate in acconto a novembre, oppure allargando il credito d'imposta sugli affitti delle strutture ricettive anche ai mesi di luglio, agosto e settembre. Due proposte fatte 2 mesi fa da Azione e rimaste inascoltate. Questo è il risultato della politica degli annunci di questo governo. Non accetteremo che i fondi residui previsti nel decreto rilancio a favore del turismo, che già erano scarsi prima, vengono utilizzati per altri scopi. Spettano a noi.